La sezione Ana di Trieste non conta alcun gruppo, ma i 280 soci che la compongono sono particolarmente uniti ed attivi. All'interno della sede un percorso espositivo ne raccoglie la memoria storica. Le spoglie di Daniele Crespi, primo presidente nazionale dell'Ana, riposano nella bergamasca nel Mausoleo di Crespi Dadda. Con l'aiuto di Donna Gino Cortesi, il ritratto di colui che fu il maggiore della Battaglione Verona durante il primo conflitto mondiale. Ad Agnosine, piccolo paese in provincia di Brescia, il sindaco ha voluto donare alla comunità una statua raffigurante Don Gnocchi. La scultura è posizionata nei pressi dell'area ex Rivadossi recentemente bonificata. L'emergenza Covid non risparmia, i casta, campionati scistici delle truppe alpine, vengono trasformati in un'esercitazione chiusa al pubblico e alle forze alleate l'appuntamento a Sappada. È nel settembre del 43, dopo 21 anni dalla sua nascita, che la sezione ANA di Trieste viene sciolta. Le perdite umane dei tanti soci alpini caduti sui vari fronti svuotano i gruppi fino a cancellarli completamente. Di loro resta il ricordo: tante medaglie a valore militare ad adornare il vessillo, ma anche il sogno di rimettere in piedi la sezione che cinque alpini, nell'autunno del 1947, riescono a realizzare. Oggi Trieste resta una sezione anomala, senza gruppi, ma non per questo meno attiva di altre. Esatto, una sezione molto atipica i gruppi li ha persi per traversie varie, a partire ancora dall'ultima dall guerra, quando Trieste è rimasta eh, isolata come eh, territorio libero, allora la parte dei gruppi che stavano verso est è rimasta purtroppo nella quello che era l'ex Yugoslavia, quelli che erano a Ovest sono stati invece assorbiti dalle altre consorelle che, sono, che gravitano nella, nella Venezia Giulia. Naturalmente una volta che poi Trieste è stata ricongiunta alla madre patria non è che avrebbe potuto andare a richiedere e, e di, avere, di avere praticamente sotto la propria giurisdizione i gruppi che si erano già ormai sistemati con le altre, con le altre sezioni. Trieste, terra di marinai e lagunari, dove il reclutamento alpino non è mai stato spiccato, ma sicuramente sentito e motivato. La maggior parte dei nostri soci o sono quelli che hanno fatto il corso, il corso ufficiale o quelli che invece erano legati già ad altre attività e che anche sono molto sentite, attività montanare, e di sci, di arrampicate, eccetera, e pertanto sono andati negli alpini sempre come perciò eh, volontari. Dei veci che ne hanno fatto la storia restano divise, cimeli, scritti, che le famiglie hanno voluto consegnare alla sezione affinché la memoria venisse conservata quanto raccolto viene custodito nella sede di Via della Geppa, in uno dei più storici palazzi del borgo teresiano. Ci sono tantissimi oggetti che hanno caratterizzato la nostra storia. A me stanno veramente a cuore le uniformi della Prima Guerra Mondiale dei volontari Giuliano Dalmati, perché noi avevamo avuto nelle vicissitudini della Grande Guerra i, i Triestini che erano... In ogni caso, sudditi del, dell'impero austro-ungarico che sono fuggiti per non prestare servizio nel, nel, nell'esercito imperiale e si sono arruolati con tutti i problemi e i rischi nel regio esercito italiano e hanno combattuto appunto nelle file nostre. Testimonianze importanti che la sezione non ha voluto tenere solo per sé, ma che nei limiti del possibile cerca di far conoscere anche all'esterno, soprattutto alle future generazioni. Noi abbiamo attrezzato un percorso, per così dire, anche museale e didattico, soprattutto didattico, in modo da poter soddisfare le esigenze e soprattutto delle visite scolastiche, in modo che i nostri insegnanti alpini possano raccontare le storie della nostra associazione anche attraverso gli oggetti che la rappresentano. Donna Gino Cortesi, parroco emerito di Crespi Dadda, nella Bergamasca, conosciuto per le sue ricerche e pubblicazioni, ha dato alla stampa nel 2018 un piccolo opuscolo dedicato solo al cimitero Morettiano, occupato per la maggior parte dal mausoleo Crespi, dove riposano le spoglie del primo presidente nazionale dell'ANA, Daniele Crespi. Daniele Crespi è una figura molto interessante, come uomo, come soldato. Come uomo, ha una personalità singolare era l'ultimo genito, quindi forse un pochino viziato, avendo le possibilità borghesi, aveva studiato, però studiato chimica, laureato in chimica, doveva lavorare in fabbrica, non gli piaceva che Quindi non dico se ha dato una bella vita, ma insomma era abbastanza ribelle per molti aspetti e ha combinato anche dei guai alla famiglia. Si è riscattato completamente quando, volontario, ha chiesto... Di partecipare alla guerra è stato appunto preso lui che era eh, già riformato. Alpino nel battaglione Verona si mise subito in luce per ardimento e capacità di comando. La prima diciamo, grande avventura è stata l'opposizione alla Straf Expedition, cioè nel momento in cui gli austriaci hanno l'esercito austro-ungarico, ha scatenato quella forte reazione. Volendo eh, occupare l'altopiano per scendere poi nella pianura vicentina, eh, nel momento in cui sparavano circa mille cannoni, pensi che inferno, ecco lui è protetto, ha protetto la ritirata perché hanno dovuto ritirarsi. Una medaglia di bronzo al valore e due d'argento ne testimoniano l'impegno, la caparbietà e il senso di appartenenza alla patria. Dislocato nei pressi di Caporetto per presidiare la zona d'armistizio, concluse lì il suo incarico. Sulla Vallarsa, nella battaglia Sorregdizion, sono stati eh, diciamo, provati da parte degli austriaci eh, anche i gas appunto, tossici e lo curavano per pleurite, è stato sette mesi fuori dai campi di battaglia e questa è stata la conseguenza per cui finita la guerra e avendo anche contribuito in modo determinato a creare l'Associazione Nazionale Alpini a Milano, lui ha dovuto lasciare quasi subito la presidenza, andare in sanatorio ed è stato in sanatorio fino a quando è morto in pratica. Ed è morto, possiamo dire, sorridendo perché gli hanno annunciato che il suo battaglione Verona a Nikolaevka in Russia si era comportato egregiamente, aveva posto una fiera resistenza e lui al pensiero appunto del Verona ha chiuso gli occhi con questo pensiero. E fu proprio il battaglione Verona a voler ricordare il suo profilo in un'opera di bronzo realizzata da Timo Bortolotti, ancora oggi conservata all'interno del mausoleo. Ad Agnosine, piccolo paese in provincia di Brescia, il sindaco Giorgio Bontempi, a conclusione del proprio mandato, ha voluto donare alla comunità una statua raffigurante Don Gnocchi. Lui, di famiglia, con profonde radici alpine, memore dei racconti del nonno Cavaliere di Vittorio Veneto, non è una penna nera, ma del grande esercito di volontari ne apprezza da sempre il lavoro e l'impegno. Si sì, è voluto rappresentando, praticamente, e ringrazio soprattutto lo scultore, il grandissimo. Gianluigi Zambelli, di Odoro famosissimo scultore della Valsabbia, rappresentare Don Carlo Gnocchi che unisce i valori cristiani ai valori che hanno trasmesso gli alpini e che tutti devono, devono prendere esempio. La statua è stata posizionata in una zona strategica al centro del paese, nei pressi dell'area ex Rivadossi, dopo la bonifica dei circa 8.500 metri quadri contaminati da cromo, rame, zinco e nichel attraversati dal torrente Bondaglio. Abbiamo praticamente letteralmente tolto quello che era un potenziale problema. E di natura soprattutto di tutela della salute pubblica, come lo è, è una fabbrica abbandonata. Abbiamo bonificato l'area, abbiamo stombato il fiume, lasciamo un bellissimo parco proprio tra la sede dei nostri alpini, la chiesa parrocchiale e il municipio. Credo che la posizione sia strategica anche perché è visibile a tutti coloro che transitano da Agnosine un gesto sincero e disinteressato, quello del primo cittadino, pagato di tasca propria, che tutta la comunità e in particolare le penne nere hanno apprezzato. È una cosa che ci ha fatto molto piacere perché a volte da alpini ci si sente un po' demoralizzati perché è finito il militare, è finita la NAIA, non c'è si pensa di non avere mai il il futuro davanti, il futuro incerto e a volte uno pensa di andare a predicare valori e quant'altro che poi andranno a finire chissà dove, invece eh, quando ti trovi a lavorare, collaborare e ad essere rispettato come associazione da, da un'amministrazione, da un amministratore che poi è il primo che ti, diciamo, ti tiene la parte, non è... Eh, non è altro che un modo buono per fare anche mente locale tra, di, tra noi alpini e dire che qualcuno dalla nostra parte c'è ancora e andiamo avanti. I Casta per la prima volta si svolgeranno a Sappada a 1250 metri di altitudine al confine estremo del Friuli Venezia Giulia, a ridosso con il Veneto, dall'8 al 13 marzo. La candidatura era stata proposta dal colonnello Riccardo Breusa, già assessore del comune e comandante di vari reparti del battaglione alpinito al mezzo della Brigata Alpina Giulia, che non potrà però vederli perché il Covid se l'è portato via. I campionati scistici delle truppe alpine cambieranno forma e torneranno, potremmo dire, un po' alle origini. Noti come Olimpiadi invernali in grigio-verde, aperti negli anni anche alle truppe alleate e per alcune competizioni ai soci ANA, avranno un taglio più pragmatico. Sì, purtroppo abbiamo i problemi che tutti hanno, quindi abbiamo dovuto chiudere al grande pubblico e abbiamo ridimensionato i casta in modo che conservino la loro anima di competizione fra reparti alpini e di una piccola esercitazione dimostrativa. Nella sostanza la gara di Plotone si è trasformata perché diventerà la parte finale, quasi un test di un corso di mountain warfare che abbiamo sviluppato e che stanno sviluppando in questi giorni sia le brigate torrinense che la Iulia nelle zone ovviamente del Piemonte e dell'Alto Adige e poi in questa piccola esercitazione finale vogliamo testare nella zona delle sorgenti del Piave i nostri BV per portare dei carichi, per portare gli esciatori e per far vedere che la mobilità in montagna per le truppe alpine non è soltanto una mobilità a piedi ma anche con mezzi speciali. Nel frattempo proseguono le diverse operazioni sul territorio nazionale che vedono impegnati fianco a fianco protezione civile ed esercito, mentre si sta programmando per il secondo semestre del 2021 l'esercitazione condivisa Vardirex. Quest'anno, tra virgolette, sempre però in un contesto ovviamente eh, non di grande pubblico abbiamo intenzione di fare anche l'esercitazione Vardirex, ma questo si parla nella seconda, nella seconda metà dell'anno, nel secondo semestre, e potrebbe toccare alcune zone della Lombardia. Stiamo già pensando, se è il caso di spostarla a Monza, perché il prefetto ha dimostrato interesse per portare almeno un episodio lì. Un piccolo episodio sarà sicuramente nella zona del Vercellese del Novarese. Qui siamo in Piemonte, perché stiamo lavorando Associazione Nazionale Alpini e noi. E poi vediamo se anche qua, nella zona di Bergamo o Brescia, è possibile fare qualcosa. Sarà insomma un territorio molto vasto, ma come sempre, Vardirex comprende più regioni e più episodi.